Cade la testa di Messina Denaro e i giudici di Palermo cercano di colpire i mandamenti più forti per evitare che ci sia chi alzi la testa per occuparne subito il posto. È una strategia tesa a scompaginare ulteriormente Cosa Nostra, ma una delle intercettazioni contro il mandamento di Pagliarelli fa scoprire che a Rocca Mezzo Monreale, in un covo non ben identificato, è conservato addirittura lo statuto di Cosa Nostra. Se venisse realmente ritrovato, sarebbe una scoperta importante. L'araba fenice della mafia, sempre invocata ma mai vista da occhio umano, se non di uomini d'onore di altissimo grado, componenti della commissione. Se l'operazione della DDA di Palermo tiene banco in città, a Campobello di Mazzara ogni centimetro quadrato del paesino viene passato al setaccio da carabinieri e polizia, per poter comprendere se ci sono altri covi del boss e la dinamica delle sue coperture. Intanto il geometra Bonafede, quello vero, è finito anche lui in carcere e il figlio di Franco Luppino, l'autista del boss, difende il padre. Noi siamo delle persone che lavoriamo, ci spacchiamo la schiena. Guardi, questo nessuno lo mette in dubbio, però se... Io vi devo dire solo che mio padre è da 7 giorni che è in carcere. E avendo fatto la richiesta al pubblico ministero, ancora ci devono far entrare i vestiti e le medicine. Io credo a mio padre.